Ed ecco la gara dei 1500 dove c'è un grande protagonista, Sebastian Coe, medaglia d'oro su questa distanza a Mosca e a Los Angeles, primatista del mondo sugli 800 metri con 1:41,73 ottenuto nel 81 a Firenze. Poi c'è anche un altro grosso protagonista, Adrian Passey, c'è il nostro giovane talento Gennaro di Napoli, c'è l'americano Spivey che recentemente ha corso in 3:31,01, una delle migliori prestazioni mondiali stagionali, ma che è stato fatto fuori dalla rappresentativa britannica e questa esclusione ha suscitato molte discussioni. Al comando intanto c'è James Mays, che ormai ha il ruolo stabile di leader provvisorio delle corse, la lepre in qualche modo. Poi vediamo in seconda posizione Khalifa, il sudanese Omar Khalifa, vediamo che Coe è ancora nelle posizioni di testa, ma in terza posizione vediamo appunto Sebastian Coe, adesso in quarta. Poi c'è Kiroki in posizione abbastanza arretrata, in undicesima posizione c'è il nostro giovane Gennaro di Napoli. Di Napoli, ricordiamolo, campione europeo junior l'anno scorso sui 1500, sempre Mays Khalifa. Poi vediamo Sebastian Coe in quarta posizione, poi c'è Stephen Crabb anche in quarta posizione, ora vediamo che Sebastian Coe ha guadagnato un paio di posizioni, poi c'è Kiriocchi che ha vinto quest'anno il campionato mondiale junior. Ecco, vediamo 1:53,13 il passaggio agli 800 metri, andatura discreta, sempre Mays, poi Khalifa, poi vediamo Coe, poi vediamo Stephen Crabb, 3:33,95. Quest'anno Coe non ha ottenuto grandissimi risultati, il suo personale sui 1500:3:29,77, lo vediamo attualmente in seconda posizione alle spalle di Coe, c'è l'altro britannico Stephen Crabb ed ecco ha esaurito il suo compito James Mays, è rimasto al comando quindi Crabb con Coe e poi c'è l'altro britannico Adrian Passey, poi Khalifa, quindi ripetiamo al comando Crabb, poi Coe, poi Passey. Di Napoli è in sesta posizione, vediamo che Di Napoli guadagna posizioni, si sta avvicinando al quartetto di testa, vediamo che Khalifa aumenta l'andatura ma poi desiste, mentre vediamo Adrian Passey che scavalca Crabb e poi vediamo Di Napoli mettersi in evidenza. Ecco, vediamo Di Napoli, il giovane napoletano di Milano che è al comando e va a vincere questa gara importantissima. Gennaro di Napoli 3:34,71, molto vicino, è la seconda prestazione italiana di tutti i tempi dopo il primato di May, 3:34,57, fantastica conferma di questo talento, sicuramente l'elemento di maggiore interesse dell'atletica azzurra in questi ultimi tempi, una gara molto sorniona e un finale travolgente. Secondo è il britannico Adrian Passey, poi terzo è Coe, dovrebbe essere Coe, ma naturalmente l'impresa di Napoli è un'impresa straordinaria che annulla ogni altro commento. Ricordiamo e sottolineiamo il 3:34,71, seconda prestazione italiana assoluta dopo il primato che May stabilì nell'86 a Rieti con 3:34,57. Ed ecco, qui abbiamo il nostro microfono Gennaro di Napoli, che ormai è consuetudine, ormai è un abitué diventato per via delle sue imprese, ma sicuramente quella di oggi è la più clamorosa. Sei stato ad un passo dal primato italiano che May è stabilito proprio su questa pista. Sì, ma sono partito un po' arretrato perché lo sapevo che il passaggio era abbastanza forte,
Poi due o tre volte ho sentito la voce di Primo Nebbiolo che mi incitava a passare avanti. È un grande tifoso tuo. Sì, l'ho notato, infatti lo ringrazio perché a un certo punto ho sentito la sua voce, sta facendo tanto per me, quindi dovevo ringraziarlo. Sono passato... Ecco l'arrivo, guarda. Sì, ho visto tanto gli ultimi 50 metri. Ma guarda, devo dire che finalmente questa qui è stata una gara da cui ho dato veramente tutto. Sono arrivato stanco e quindi cioè, penso che il tempo... Hai ottenuto un grandissimo risultato, è la conferma del tuo enorme, straordinario talento. E il tuo allenatore sarà molto soddisfatto, sì, sì. Valisa. Sì, Claudio Valisa era lui all'altro angolo del campo, la partenza del 200. Qua c'era Nebbiolo, di là c'erano... Senti, dopo le prese di Cesenatico ti eri guadagnato di fatto il passaporto per Seul. Ma se c'era bisogno di una conferma mi pare che l'hai data ampiamente. Sì, vabbè, la conferma c'è stata. Io sapevo di star bene e di poter andare sotto i 3:38:10. Cioè, di quanto ti sei migliorato? Di 4 secondi oltre, sì, mi pare. Dopo le 38:10 sì, però dall'anno scorso sono già un bel po' di secondi. Però bisogna anche dire che sono l'unico atleta, uno dei pochi atleti in Italia che fa ancora un allenamento e basta. Senti, hai battuto Co, hai battuto tutti questi grandi protagonisti. Ma sì, ho battuto Sebastian Co, ma io quando sono in campo non guardo chi c'è davanti a me. Non ti lasci suggestionare? No, io devo gareggiare per me come se nessuno attorno ci fosse. Cioè, vabbè, comunque solo... noi siamo molto soddisfatti di questa tua prova, è la conferma della tua grande bravura e soprattutto è la conferma di un astro che sta nascendo. Sì, è un astro che sta nascendo. Non ci montiamo la testa, no, però. Molte persone avranno frainteso quello che ho detto nelle precedenti interviste, ma sono un ragazzo con i piedi... Ormai è un personaggio fisso, diciamo, no? Ma... è un posto stabile qui accanto a noi. Ma io vi ringrazio, comunque i risultati sono stati, quindi è normale che si parli di un nome nuovo, giovane per lo più, 20 anni. Quindi vi ringrazio tutti. Non male anche come autogestione dell'immagine. Sì, non male. Quest'anno ho fatto un grasso esplorato, dopo i problemi al piede sono andato molto bene, molto ok. Bene, allora a risentirci presto, Nebbiolo. Beh, sono contento perché è veramente un grande campione, oggi si è espresso e ha battuto dei grandi nomi, perché in atletica non basta fare dei tempi, ma bisogna vincere, e lui oggi ha vinto battendo dei grandissimi, quindi tanti complimenti e auguri di essere sempre serio, di allenarsi e di continuare. Bene.